Progetto Abscolta nasce dall'incontro di tre musicisti che si sono incontrati appunto per un interesse comune, che è la ricerca del rapporto fra suono e spazio e uomo, un rapporto con la sacralità della musica all'interno di un luogo, quindi una sorta di ascolto condiviso e di esperienza condivisa, e quindi una forte considerazione del posto in cui si sta suonando e anche una ricerca di far diventare il concerto una sorta di rituale. Suonare all'interno di posti fortemente riverberati è un'esperienza molto interessante, perché all'inizio uno può percepire un bel suono, un suono interessante, poi dopo si trova a suonare magari la propria musica e trovare questo riverbero anche magari fastidioso. E per me è stata una scoperta che è stata portata avanti nel tempo, non è stata una scoperta di un giorno, che mi ha portato veramente a capire come suonare con un riverbero importante è suonare quasi con un'altra persona. Questo ti può cambiare completamente il modo di suonare. Il rapporto con il riverbero e la ricerca musicale all'interno del riverbero è qualcosa che io personalmente trovo molto interessante e anche illuminante per certi versi. All'inizio un riverbero, suonare in un posto riverberato può piacere subito, poi quando i primi concerti o la prima musica che suoni dentro, tu hai magari una tua musica che porti all'interno di questo posto e molto spesso le cose non quadrano, perché magari un riverbero di 7 secondi non ti permette di suonare determinate cose, allora può diventare quasi fastidioso. Se invece ti apri al riverbero e in un certo senso chini la testa anche a questo riverbero e lo metti al primo posto, che allora si crea un ascolto dell'ambiente, un ascolto di te stesso che ti porta a suonare in una maniera completamente diversa, e questo, per avere questo tipo d'ascolto, è necessaria un certo tipo di presenza.